Buongiorno, buongiorno. Oggi è il 13 di marzo e ci giungono notizie che in vari supermercati della città, ma penso anche dell'Italia, sono apparsi cartelli nei quali si invita la clientela a non acquistare più di due confezioni di grano, di farina, di olio, di pasta, eccetera, eccetera. Quindi siamo arrivati ad una situazione estremamente grave. Dopo l'aumento dei carburanti e dell'energia, siamo alla difficoltà nell'approvvigionamento alimentare e delle merci in generale. Domani ci sarà lo sciopero degli autotrasporti, quindi avremo una situazione che si presenta estremamente grave e allarmante. Credo che a questo punto lo Stato dovrebbe assumere dei provvedimenti tali da garantire e da calmierare la situazione e agire secondo appunto la gravità della stessa. Ma alcune riflessioni veloci. Innanzitutto a me viene in mente che circa un anno fa qualcuno aveva già parlato di possibili interruzioni della catena di approvvigionamento. Non so come mai, qualcuno probabilmente aveva la sfera di cristallo e ricordo ancora che quando la nave della Evergreen si mise di traverso nel canale di Suez, cominciò a parlare di questa situazione. Anche il vice presidente Giorgetti parlò di interruzione anche delle energie, quindi di prepararsi a dei blackout. Quindi qualcuno probabilmente sapeva già con mesi di anticipo come sarebbe andata a finire, almeno questa è la mia ipotesi. Ma a questo punto però un'altra riflessione, per carità, molto amara, ma è dovuta, cioè non si capisce perché non si è mai puntato sulla autonomia e sulla sovranità alimentare, almeno alimentare, e quindi essere costretti a dipendere da forniture esterne per quanto riguarda semplicemente la catena alimentare. Io l'ho già detto in varie occasioni, la Comunità Europea ha dato soldi per spiantare, per non coltivare, per inibire lo sviluppo della nostra agricoltura, della nostra zootecnia, e adesso ne paghiamo le conseguenze. Questo è come dire, la politica di uno sfrenato globalismo che adesso ci lascia in mutande. E a questo punto i soliti che ci rimettono sono naturalmente le famiglie, la gente, la popolazione. Si è vista aumentare di gran lunga le spese per il trasporto. Pensiamo a un pendolare che debba prendere la macchina e andare a raggiungere il posto di lavoro, che fino all'altro ieri spendeva 10 euro, adesso è costretto a spenderne quasi il doppio, 10 euro di benzina o qualcosa del genere, oppure una certa cifra alla settimana, a questo punto deve spendere quasi il doppio. Comunque vediamo di non farci prendere dal panico, di essere razionali e di attendere disposizioni che spero che questo governo riesca a prendere in razionalità e comunque adeguate ai tempi. Arrivederci a tutti da Svegliati Alessandria.